Amici trader, buongiorno, giovedì 8 febbraio, sono le 6 del mattino, chiusura delle candele giornaliere, andiamo a fare la nostra analisi. Spero che ieri sia stata la vostra giornata profittevole, perché questa è la cosa più importante. Io purtroppo il copper mi ha ripreso il stop a break even. Pace, l'ho detto da 10 giorni, cose che capitano anche questo, delle volte capita di prendere gli stop a pari. Non importa, noi andiamo, continuiamo con positività, con forza e andiamo avanti. Adesso mi farò la colazione alle 7, ormai non devo aspettare l'apertura del ristorante. Prima nella mia analisi, prima vi ho fatto vedere dove lavoro e ogni giorno vi farò vedere qualche cosa di bello, cosa c'è qui a Bali. Adesso andiamo a vedere i nostri grafici, però vi ricordo ancora una cosa molto importante. Oggi attenzione sulla sterlina perché ci sono dati importanti, adesso lo vedremo nel calendario. Bene, andiamo avanti e passiamo adesso prima a leggere il nostro disclaimer perché è la cosa più importante. Allora, il presente gruppo Forex per tutti, esclusivamente a finalità didattica, non deve pertanto essere inteso come in alcun modo come consiglio operativo di investimento o come associazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati reali o simulati non costituiscono alcuna garanzia, relativamente ai poteri di performanza futuri. L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici e chiunque la svolga lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore, Fabio Rusconi, non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente alle decisioni di investimento prese dal lettore. Il navigatore pertanto ne esonera il gruppo nei limiti di legge qualsiasi responsabilità comunque connessa o derivante dal presente gruppo. Andiamo adesso a vedere prima di tutto il nostro calendario. Allora, come potete vedere, solo un istante che si apre il calendario. Adesso abbiamo qui questa mattina dati molto importanti sulla Cina che influiscono sulla valuta, sul cross australiano. Vedete che oggi alle 13:30, alle 13, scusate, molto importante questo dato, lettera della BO sull'inflazione, rapporto della BO sull'inflazione. BO si intende Bank of England. Poi abbiamo qui alle 13 decisione sul tasso di interesse 0,50, penso che rimarrà invariato, e il discorso del governatore, per poi finire con i dati dell'ultima ora sul Stati Uniti e Canada. Andiamo a vedere euro-dollaro. Euro-dollaro, come potete vedere, ha ritracciato quasi a 38 Fibonacci. Siamo nel G3, però anche qui attenzione perché voglio farvi vedere una cosa. Potrebbe essere anche un G2 ancora, perché se lo tiro fino a qua siamo alla 341esima candela. Scusate, devo spostare questo un istante. Questo qua lo devo spostare. Ah no, no, questo era qui. Ok. E questo è il minimo che era stato fatto segnato qua. Ok, se faccio questo da questa candela a qui siamo in un G2, da qui a qui siamo 27 candele, però se lo metto qua sono 41. Potrebbe aver chiuso qui il G2 o potrebbe averlo chiuso qua a partire dal G3. Penso piuttosto che questo sia il G2, questo è il G3. I cicli sono ancora a rialzo, qui aspetto prima di entrare a un prezzo migliore. Se guardate invece sul time frame inferiore, vedete che l'euro-dollaro, i cicli sono tutti al ribasso. Vedete che qua c'è questo forte supporto. Attenzione, questo supporto prima che se dovesse romperlo, allora potrebbe andare long, cioè short. Per il momento long suggerisco di non andare long, di aspettare. Chi non è entrato su questo cross, io direi di aspettare su euro-dollaro prima di entrare, aspettare il ritracciamento, che è la cosa migliore, e io direi di stare flat. Poi la sterlina, attenzione, abbiamo detto i dati sulla sterlina di oggi. Vedete che la sterlina, il trend rimane long sui lunghi, sui cicli maggiori. Vedete che potrebbe andare a prendere adesso qui 61 Fibonacci. Siamo al limite su questa come si chiama? Supporto dinamico. Se dovesse superarlo e romperlo, allora potrebbe andare a prendere qui la rossa. Però io suggerisco di aspettare la fine del ritracciamento. Ormai è già sceso di tanto, è inutile andare
short adesso o long. Se guardiamo i cicli inferiori, vedete che anche qui siamo tutto è short, vedete che i cicli 8 4 sono short. Se dovesse adesso rompere questo supporto, allora si potrebbe tentare un short, però io preferisco stare flat perché con i dati di oggi tutto è possibile. Per il momento suggerisco di aspettare, stiamo flat che è meglio. Poi USD Yen, USD GP greca, eccolo qua. Allora, qui vedete che siamo sempre sotto questo supporto dinamico, vedete che le candele non l'hanno superato, qui c'è questo minimo da tenere a fare attenzione. Se guardiamo le candele, qui siamo alla adesso 109esima, siamo quasi in chiusura di ciclo. Per il momento aspetterebbe il long sui cicli più alti, beh, non lo farei al momento, starei alla finestra. E se andiamo a vedere USD GPY, vedete che qui, anche se ha fatto questi massimi qui, vedete che ha fatto ieri, però dopo è ritornato giù. Il ciclo a 4 giorni rimane il laterale, questo qua vedete a 8 giorni sta girando verso l'alto, però qui abbiamo ancora il ciclo a un giorno short, questo al rialzo. Qui è meglio aspettare e non fare niente, è inutile entrare a mercato attualmente perché non ne vedo là il motivo, non ci sono le condizioni a mio parere personale. USD CAD, eccolo qua, USD CAD, vedete che avevo detto che poteva andare a prendere 1,25656, ha fatto superato questo doppio massimo, andiamo adesso a metterlo qui, il trend rimane ancora long, qui aspetterei adesso il ritracciamento, non farei attualmente, non faccio niente, aspetto prima di entrare a mercato perché è troppo tardi. Eccolo qua, vediamo. Qui siamo a quante candele, voglio solo vedere il numero delle candele che mi può dare un interessamento. Qui ha fatto 71. Qui aspetto la chiusura del ciclo. Poi andiamo a vedere adesso AUDUSD, vedete che è sceso l'Australian dollaro, vedete che ha toccato adesso questo 50 Fibonacci. Stiamo a vedere qui, non entriamo long, aspettiamo cosa può succedere con la chiusura. Se dovesse bucare questo, allora si potrebbe entrare, però aspettiamo. Io aspetto la fine del ritracciamento. AUD USD, vedete che rimane tutto short. Al momento non faccio niente, aspetto chiusura del ciclo, vedete, della chiusura anche del ritracciamento, vado a mettere solo, eccolo qua, lo sposto qui e per il momento aspettiamo. Poi andiamo a vedere NZD USD, ci sono stati i dati, i tassi, vedete che è tornato al ribasso, vedete che qui sta per arrivare a 38 Fibonacci, qui aspetto fine del ritracciamento e non faccio niente, sì, suggerisco di aspettare. Se andiamo a vedere i cicli inferiori, vedete che NZD USD, vedete che io qui tolgo le frecce, infatti avevo messo che si poteva, se entrava long si poteva entrare, le tolgo perché è inutile. Ormai non servono a niente, qui è andato a fare un nuovo minimo che lo vado a spostare, eccolo qua, sposto qua questo minimo, i cicli sono ancora short, inutile entrare, aspettiamo la fine del ritracciamento come ho detto poc'anzi. Poi andiamo a vedere adesso il gold. Gold, attenzione, vi dico subito perché, perché siamo, attenzione, alla 40esima candela. Cioè 41esimo con quella di oggi, ci sono ancora 3 giorni che può fare short,
qui si potrebbe entrare in longua, aspettiamo il cosa succede perché sicuramente farà ancora nuovi minimi. Se poi guardiamo il gold sui cicli inferiori, vedete che sono tutti al ribasso, anche se qui ha fatto un nuovo minimo, andiamo a spostarlo qua a 1311, i cicli comunque rimangono short e aspettiamo che faccia un nuovo minimo. Poi andiamo a vedere adesso il US30 Dow Jones. Vedete che ieri è andato quasi a recuperare tutto il candelone che aveva perso giorni, 2 giorni fa. Vedete, dopo la lunga discesa, prese qui a 61 Fibonacci per poi ritornare al rialzo. Per il momento, qui suggerisco di stare flat. Se andiamo a vedere sui cicli inferiori, US30, vedete che ciclo sono al ribasso, vedete che ieri ha fatto questo nuovo massimo per poi ritornare adesso qui aspetterei e non facciamo niente per il momento, anche se potrebbe essere un G1 adesso questo, facciamoci attenzione, dobbiamo solo contare, sono 40 candele, qui potrebbe essere la chiusura del G1 o potrebbe essere la chiusura qua del G1 e questo essere un G2, però aspettiamo e non facciamo niente. Poi andiamo a vedere il DAX. DAX vedete che è crollato anche lui ieri per poi ritornare al rialzo. E il DAX vedete che ieri ha fatto un nuovo minimo per poi adesso ritornare al rialzo. Vedete che sta andando a girare, qui suggerisco di non fare niente. E in ultimo andiamo a vedere, ah no, il penultimo, il CL1, vedetelo qua. Il petrolio che io ieri sono entrato short e adesso penso che se prende qua, se buca questa, potrebbe continuare la sua discesa. E il da petrolio CL1 qui vedete che continua la sua discesa. Vediamo, per non avere troppi sposto che è meglio. A volte capita che ci mette tempo a spostarsi, mi perdonatemi, ma a volte eccolo qua. Vedete che ha fatto questa bellissima discesa dopo i dati di ieri, il trend rimane short. E per finire, Audi AUDNZD, vedete che dopo il dato di stamattina è ritornato al rialzo. Vedete che ha fatto questo doppio minimo qui, eccolo qui a 1,7458. Qui suggerisco di aspettare, per il momento trend rimangono ancora short. E AUDNZD vedete che sembra voler girare. Per il momento aspettiamo ancora, siamo prima di entrare a mercato. Come avete potuto vedere, c'è tanta incertezza, aspettiamo il ritracciamento, è meglio andare in trend, andare con sicurezza, perché se si è perso il treno, dico sempre, è meglio lasciare stare perché non conviene. Adesso, spero che le analisi vi piacciono, guardatele che vi possono servire. Vi auguro a tutti ancora una buona notte, riposatevi, sogni d'ori, siate in forma domani perché domani sarà un'altra giornata di battaglia, sarà un'altra giornata dura, ma non fa niente perché noi siamo positivi e noi insieme vinceremo perché è quello che dobbiamo fare, battere il mercato. È una partita tra noi e lui. Ciao a tutti.